Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi andiamo a provare una partita nuovamente su Escape from Tarkov, giusto così, a scopo di intrattenimento natalizio. Stiamo giocando la mappa custom in qualità di scav, quindi non abbiamo nulla da perdere, abbiamo il nostro inventario con l'arma che vorrei portarmi a casa e anche un po' di rubli che non sarebbe male portare a casa. Interessante, non mi pare ci fosse questa cosa. Allora, adesso noi siamo in quella che sembra, io non la conosco ancora la mappa, è come se vedeste giocare proprio Pluto o Paperino. Voglio dare un'occhiata da dove devo uscire. Passage Between Rocks, che ho una vaga idea di dove sia, perché dovrebbe essere dove c'è il dormitorio. Quindi in questo caso io dovrei andarmene da questa zona qui. Essendo uno scavo, devo fare anche molta attenzione alla presenza di altre scave e non confonderli con i giocatori. Perché se io sparo a uno scavo controllato dal computer, avrò contro tutti i giocatori scav, i PNG, insomma, i giocatori gestiti da PC. Allora, adesso vediamo quanto duriamo, anche se io credo che qua finirà molto male. Questa qua è la Old Station, quindi tecnicamente io adesso purtroppo non ho modo neanche di controllare il microfono con la mia voce, perché non posso permettermi di mettere gli auricolari, perché in questo gioco l'audio è tutto. Su YouTube troverete delle guide che sto seguendo anch'io, anche se in realtà sono abbastanza scarsino in questo titolo. Però è intrigante il fatto che comunque è uno di quei giochi dove dovete proprio spottarli voi i nemici, non avete indicatori, nomi sulla testa ed è figo appunto questo discorso qui. Adesso vediamo se qualcuno non si è appostato qui. Fortunatamente il gioco ci consente anche di giocare appunto come scave, quindi non avere equipaggiamento da perdere. Dobbiamo camminare con molta circospezione, cercando di ascoltare in ogni direzione, perché ogni rumore, addirittura ogni cambio di modalità arma. Adesso c'è questo trucchetto che ho scoperto per poter cambiare la modalità senza fare rumore, quindi muovendo l'arma in mano premendo L e poi premendo subito dopo B. Lì c'è una porta, c'è qualcuno che ci ha visto e ha fatto finta di niente, però ovviamente si è nascosto, quindi io adesso telo abbastanza in fretta. E lui sicuramente ora ha sentito che siamo fuggiti, quindi ora uscirà. Il mio problema è che non so se esiste un'altra porta. Comunque, e di là c'è qualcuno che sta facendo piazza pulita. Tra l'altro, stiamo andando anche nella direzione sbagliata, che dobbiamo andare di là. Veramente mette un'ansia questo gioco, poi ogni tanto se vi viene voglia di avere un po' di ansia, avviate Escape from Tarkov, perché è veramente interessante come esperienza, è estremamente punitiva, però dovete sempre pensare che come morite voi, muoiono anche gli altri. E un ottimo, diciamo, piano di allenamento può essere, qua ci sono i cecchini sul tetto, può essere, lì c'è un'altra porta, sono proprio un babbano. Un ottimo schema di allenamento può essere quello di usare la modalità offline, dove non perdete nulla, però avete anche una proiezione di quelli che sarebbero i vostri guadagni. Quello è uno scav. Presumo, sì, calcolando come si sta muovendo. Io non ho ancora capito come distinguere gli scav da gli scav PC dai scav giocatori. Tecnicamente non bisognerebbe neanche darsi fastidio tra scav giocatori. Potete anche bluffare e fingere di essere giocatori gestiti dal PC. Нормас, нормас. Охуенно сейчас поживимся. Вediamo se mi uccide. Mi ha parlato in russo, quindi ha deciso di non uccidermi qua, usando quel movimento
quel movimento là, quello movimento laterale, mi ha mostrato di essere un giocatore. Io gli ho dimostrato anch'io di essere un giocatore muovendomi così, e a quel punto non ci siamo uccisi. È stata una bella cosa. Parlava russo, io non ho capito un H di quello che ha detto, però sicuramente mi ha detto non sparare, non sparare. E io sono praticamente dalla parte opposta dove devo andare. Per quel poco che io conosco della mappa, sto vivendo un'ansia incredibile. Mi sudano le mani, mi scivola via il mouse. E magari ci si farà anche una live su questo titolo, perché può essere interessante fare brutte figure. Purtroppo la cosa in cui mi trovo un po' in difficoltà per quanto riguarda i giochi sparatutto è che qua si tende a voler dimostrare di essere dei pro a tutti i costi, quindi si ricevono comunque degli insulti. Se qualcuno qua si nascondesse sarei praticamente morto, dovrei avanzare senza fretta, cosa che non riesco a fare. Io non lo so, onestamente vi dico, non so distinguere gli scav dai giocatori, quindi non lo so, onestamente. Stanno arrivando di là i colpi, gli spari, comunque. Vabbè, adesso. C'è qualcuno lì. Che evidentemente era un player. Ho avuto la prova che non era uno scav, perché mi ha sparato, mi ha ucciso. Ma soprattutto perché non era vestito completamente di nero e niente, sono morto male. E niente, poi quello che possiamo vedere, era vestito anche di rosso, cioè insomma, quindi dovevo capirlo, speravo nella solidarietà, ma evidentemente non. Purtroppo non ce l'ho fatta. Dovevo sparare per primo perché appunto l'ho visto per primo e quindi avevo il coltello dalla parte del manico, ma sono stato un babbano, quindi niente, vabbè, è andata male, è andata così. Va bene, abbiamo provato questa brevissima esperienza con questa clip velocissima. Il gioco mi sta intrigando, come mi aveva già intrigato in passato. Ogni tanto mi viene questa fissa così per le armi, quindi potremmo magari riprovare. Vedete che qua abbiamo purtroppo un 19 minuti prima di poter rientrare. In questo caso possiamo andare a mettere via le cose e magari iniziare la partita con una semplice pistola, magari quello che poi mettiamo qua dentro, quello nel gamma container, quello che non perderemo. Proviamo ad andare così, andiamo così e vediamo. Questo piccolo kit di cura, magari me lo tengo qua, poi se ne avrò bisogno lo tirerò fuori. Mi porto un caricatore per la pistola e basta. Vediamo che cosa riusciamo a tirarne fuori da questo. Giochiamo sempre a custom dalle 7 di mattina, quindi continuiamo col tempo di prima. Vedete qua potete abilitare la modalità offline, che è quello che effettivamente potrei anche pensare di fare. Voglio farla, sì, vi faccio vedere la modalità come online, quindi con i boss, con la scav war. E via, iniziamo. Ed eccoci lì, facciamo quasi tenerezza con quella pistolina lì, però vabbè, è sempre un'attesa infinita, 1 minuto, 2 minuti, insomma, di attesa prima di poter entrare anche in una partita single player. Allora, qua siamo sicuri che tutti sono nostri nemici e tutti sono gestiti dal computer, e quello che noi andiamo a perdere in questa partita non lo perdiamo. Ma è solo una simulazione che ci insegnerà una cosa utilissima, ci insegnerà a muoverci e prendere familiarità con la mappa. La cosa che ho scoperto è che praticamente premendo due volte O,
quelle destinazioni che escono col punto di domanda non si sa se siano aperte o meno, quindi dovremmo andare in una di queste altre senza l'indicatore. Il problema è che quando vedete le destinazioni, almeno in custom, con quei numeri ZB, che sono dei piccoli bunker che si trovano nella zona, quella in costruzione. Quindi adesso cerchiamo di capire dove andare. Dobbiamo andare verso la gas station. E non ho la minima idea di dove sia, perché qua c'è il deposito dei camion. Dovrebbe essere là vicino a quella ciminiera, la vecchia gas station. Qua dentro c'è il tetto dei, se non ricordo male, il tetto dei cecchini. E cerchiamo di muoverci verso quella direzione, perché è un rischio andare nella zona del dormitorio, perché so dov'è, ma so, devo orientarmi, però c'è il rischio che non sia valida. Comunque, avendo attivato la scavuora, i personaggi gestiti dal computer si faranno guerra tra di loro, quindi potremo comunque approfittarne o comunque sentire dove si trovano. Ora, io non so minimamente dove sto andando, perché qua c'è la zona dei container. Ovviamente qui la difficoltà è come quella online, ma i personaggi gestiti dal computer non faranno dei movimenti improvvisi. Là c'è il centro commerciale, che però è un'altra mappa. Mi pare si chiami Interchange quella mappa lì. Poi hanno detto gli sviluppatori, almeno da quello che ho sentito, che faranno una. Alla fine, quando il gioco uscirà, sarà una mappa unica connessa con tutte le mappe, quindi sarà una mappa assolutamente enorme. Qua io, inutile che io vi dica che mi sono perso, quindi cercherò di capire dove cacchio devo andare, saltellando in modo assolutamente illogico. Proviamo ad andare di qua. Lì c'è un'uscita. Vediamo se c'è qualcuno. Poi ovviamente potete trovare mille guide online dove trovare. Se non sbaglio, questa è una zona di uscita. Vedete, sì, ci sono quelle luci che però sono spente. E potete trovare mille guide su YouTube dove trovare le varie cose da poter lootare, tipo questa cassa. In questo caso sono estremamente scoperto, soprattutto alla schiena. Clic col tasto destro, scusate, col tasto centrale del mouse per equipaggiare, per scoprire, cioè scusate, per identificare, ecco il termine giusto, i vari pezzi. Adesso siamo on the road di nuovo. Possiamo permetterci anche un minimo di corsa, dato che qua i muri non hanno le orecchie, non siamo contro persone umane, anche se per quanto svegli. E cerchiamo di capire dove sta benedetta Old Gas Station. Allora, vediamo. Ecco, nella 1 vedete che ci ha visto, perché quel proiettile era per noi. Quindi cerchiamo, vedete che tenendo premuto il tasto centrale del mouse si può muovere la testa, tenendo il fucile, la pistola puntata sempre in quella direzione. Sta arrivando verso di noi? No. Qua dentro è un magazzino dove si nascondono cose importanti, loot importanti, però ricordiamoci che siamo armati solo con una pistola veramente molto scarsa, quindi dobbiamo prima di tutto cercare di abbattere un tizio, un nemico, e poi rubargli l'arma. Il tizio che c'era qui, chissà dove è andato, chissà se si è nascosto, si è rifugiato da qualche parte. Cerchiamo di muoverci silenziosamente, cercando di prestare attenzione all'ambiente circostante, perché se qui c'è qualcuno e ci vede, siamo morti, abbiamo solo un fianco coperto. E io direi che qua me la telo piuttosto in fretta. Ho fatto anche rumori in modo stupido, perché ho camminato sulle assi di legno. Adesso devo prendere dimestichezza, è inutile negarlo, con la mappa, perché non conosco ancora tutte le zone e soprattutto
conosco il dormitorio, ma il resto no, quindi ora di là si stanno smitragliando, però ok, di là è una zona che conosco. Qua il gabbiotto, vediamo se c'è qualcosa da poter lootare. Di solito nelle giacche c'è qualcosa, nelle borse. Diamo un'occhiata, magari qualche arma salta fuori, qualche arma un po' più bella. No, direi che qua siamo state abbastanza sfortunate. Gli schedari sono sempre comunque fonte di ottima. Questi sono generalmente oggetti missione. Quelle, le lampadine, quelle cose lì, perché alcune armi potete acquisirle non acquistandole, ma solo tramite dei baratti. Io credo sia difficile, adesso lascio perdere perché. Ma siamo esattamente dove eravamo prima. Vabbè. Sembrava qualcuno lì. Ok. Andiamo a vedere che cosa troviamo. Ok, qua siamo nella direzione assolutamente sbagliata perché. No, siamo nella direzione giusta perché dobbiamo attraversare uno dei punti più pericolosi della mappa, uno dei più scoperti, dove tra l'altro, se non mi ricordo male, sono morto. In un video che avevo fatto anche in modo stupido, forse arrivavo dall'altro lato. Là c'è una zona d'uscita dove vedete lì. Quindi cerchiamo di farlo sperando che qui non ci siano PNG cecchini. Ovviamente correre così non è il modo ideale di sopravvivere, ma ovviamente avendo dei tempi abbastanza ristretti per i video devo farlo. Uscita non abilitata, di là sta succedendo il finimondo. Ok, eccolo lì, uno. Ecco, vedete, due colpi ben assestati ed è morto. Ora diamo un'occhiata. Abbiamo ancora 5 colpi. Dove il caricatore ci permette di leggere, di vedere il numero delle munizioni, ci c'è scritto. No, non voglio questo, ho sbagliato tasto, volevo solo chinarmi a terra. Vediamo se hai qualche arma lootabile. Hai un bel Mosin, un bel fucile cecchino, degli occhiali che ci mettiamo sugli occhi, la bandana. Credo tu non abbia altro, quindi il Mosin, tra l'altro, è carico. A metà, ok, perfetto. Ok, andiamo avanti. Ovviamente è un piacere poter giocare in offline per evitare di morire male, ma ovviamente prima o poi il grande passo lo dovrete fare, quindi. Allora, qua siamo vicino alle ciminiere, quindi qua vicino. Butto il caricatore senza metterlo via per guadagnare tempo. E ora ne ho solo due di caricatori, quindi dobbiamo fare molta attenzione a uccidere questo tizio senza lasciarci le penne. Speriamo che sia lì. Ok, quanti colpi ci sono rimasti? Due. Mannaggia, abbiamo finito anche i colpi. Quindi abbiamo fatto il giro, tra l'altro. Ora mi butto giù. Probabilmente si stavano sparando questi due tizi qua. Vediamo che arma hai. Un bel fucile a pompa. No, direi che non hai altro. Non hai. Ah, sono un pirla perché dovevo farlo anche nell'altro. Ok, vediamo che cosa hai. Se hai qualche munizione per il fucile. Sì, fantastico. Ok, quindi. Ok, e ok. Vediamo nelle tasche cosa hai. Niente, nel backpack. Nello zaino. Non hai lo zaino. Ok, niente. Datemi il fucile a pompa a questo punto. E ricarichiamolo. Che qua va a colpo singolo, quindi non ha possibilità di perdere caricatori. E ora andiamo avanti, cerchiamo di
Abbiamo una pistola che è praticamente inutilizzabile perché ha solo due colpi. Abbiamo un fucile a pompa che però è efficace solo dalle distanze ravvicinate. Quindi adesso cerchiamo questa stramaledetta gas station e andiamocene. Oh, però devo entrare lì. C'è un cecchino. Sembrava quasi fucile da cecchino questo. Devo entrare. Eh sì, stanno sparando a me. C'è già poco da fare. Stanno sparando a me perché ho sentito il proiettile schiantarsi contro qualcosa di metallico vicino a me. Quindi devo entrare. Devo entrare e andare a cercare la gas station. Chissà dove cavolo è la gas station. Lì dentro stanno sparando come dei pazzi, quindi io mi sposto di qua, cerco di coprirmi. Mannaggia. Qua intorno dovrebbero esserci anche dei bunker. Ok, allora, buttati a terra. Vediamo come siamo messi. Siamo messi bene, non ci ha fatto praticamente niente. Quindi ho il Mosin, te lo metto in mano a te, io mi prendo questa. Vediamo poi cosa hai nel giubbetto tattico. Ok, ottimo, bravo. Bravo, cosa hai qui? Ho un kit medico che mi metto qua velocemente. Bene, guarda cos'hai nella tasca e poi ce ne andiamo. Anche perché sento camminare qui intorno. Ok, quindi equipaggia questo. Fammi vedere quanti colpi hai. È praticamente quasi pieno, quindi andiamo bene. Bel mirino olografico. Bene, dai. Cacchio, ne so io dov'è. Devo attraversare questo. Sicuramente fosse stato un player sarei morto, perché comunque ha avuto quell'esitazione lì. Ok, il fatto che ci sia il treno mi fa ben sperare, perché siamo sulla strada giusta. Eccoli là, li vedo, ma io non voglio andare solo alla gas station e andarmene in tempi brevi. Ah, aspetta un secondo, fammi vedere l'arma. Full auto, ok. Adesso l'ho messa in modalità automatica. Ok, la gas station dovrebbe essere di qua. La old gas station. Su questa ferrovia qua vicino dovrebbe essere, se non ricordo male. Eccola lì. Sì, infatti. Perfetto, siamo riusciti a orientarci, però devo ancora migliorare tanto e di questo ne sono consapevole. Mi scuso se mi sentite con una voce diversa, ma come già ho detto all'inizio, non ho gli auricolari per risentire la mia voce, perché qua non posso permettermelo. Ho preso un caricatore pieno, nel dubbio. Ok, ecco. È morto? Oio. Aio. Dolore. Buttati per terra. Vediamo che cosa ci hanno fatto. Merda, una andata, è andata. Usiamo questa. Abbiamo bendato la gamba, che però è andata, quindi faremo più casino. Vediamo se possiamo usare altro, ma non credo dobbiamo usare la splint, che è la sorta di steccatura. Non una stampella, però una steccatura per poter rimetterci in sesto. Ci mancano gli antidolorifici, purtroppo, e gli antidolorifici sono un bel problema perché cammineremo così tutto il tempo ora. Ma siamo quasi arrivati alla fine, e quindi vedete che camminiamo male, perché io spero tu abbia degli antidolorifici con te. Guardo nelle tasche, guardo nel giubbetto tattico.
Perché anche nello scavback, ok, no, vabbè, riprendo tutto, perché, no, no, peccato, non ha niente, quindi dovremmo soffrire ancora per poco, perché tra poco o moriremo del tutto. Io ricarico, moriremo del tutto, cambio il caricatore, quindi metto via quello mezzo pieno, perché a breve moriremo. Allora, moriremo o ce ne andremo, insomma, perché io, se non ricordo male, qua dovrebbe esserci anche un altro tizio che protegge l'uscita della gas station. Quindi adesso, bellissima questa cosa dello zoppicare. Ok, qua sotto c'è l'uscita. Però generalmente qualche player si mette sempre qui. Vediamo se il computer fa la stessa cosa, direi in questo caso no. E abbiamo salvato le penne. Ora avremo una simulazione di quello che è quello che avremmo guadagnato normalmente avessimo fatto questa avventura come scav, che non è andata male. Quindi avete visto che giocandolo un pochino così, senza saperne leggere né scrivere, gli altri giocatori magari erano nelle zone di loot più avanzato, noi abbiamo girato un po' a cazzo, però vabbè. Abbiamo fatto 3.000 punti esperienza, abbiamo ucciso 4 persone, abbiamo perso un po' di sangue, neanche troppo, però avremmo fatto un livello e mezzo, più di un livello e mezzo, quindi saremmo a livello 2. È andata discretamente bene. Questo è un gioco che mi piace molto, per quanto metta un'ansia incredibile addosso. Ora attendo il vostro parere, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è divertito questo video, insomma è un video così bonus per bonus vacanze, ecco. Fatemi sapere e alla prossima ragazzi e ciao ciao!